In Italia la sanità è in crisi. La Corte dei Conti ha recentemente rivelato una mancanza di 65.000 infermieri nel nostro sistema sanitario. E non è tutto. Nei prossimi 10 anni altri 140.000 professionisti lasceranno il settore, aggravando ulteriormente la situazione. L'Italia ha il minor numero di infermieri tra i paesi dell'OCSE, con solo 6,4 infermieri ogni 1.000 abitanti, rispetto a una media europea di 9,5. Senza un intervento strutturale, in Italia non ci sarà né salute né assistenza adeguata per una popolazione sempre più anziana, fragile e sola. La formazione universitaria per gli infermieri è cruciale, ma sempre meno giovani scelgono questa strada. Il lavoro è usurante, il costo della vita aumenta e gli stipendi restano fermi. Per la prima volta alcuni atenei non hanno raggiunto il numero di posti messi a bando per i concorsi di infermieristica. La riduzione media è stata del 10% rispetto all'anno precedente. Senza infermieri sarà impossibile garantire la salute e l'assistenza a tutti. Il nostro servizio sanitario nazionale rischia una crisi irreversibile. L'AFNOPI propone aumenti salariali, riconoscimento delle competenze specialistiche e un'evoluzione del percorso formativo universitario. Questo richiede però una revisione della legge 43 del 2006. Le domande per i corsi di laurea infermieristica sono dimezzate negli ultimi 13 anni. Nel 2010 erano 48.281, oggi sono solo 23.540. In Italia il primo stipendio è di 1.600 euro netti al mese. In Svizzera o nel Nord Europa non solo la paga è migliore, ma le competenze specialistiche vengono riconosciute. L'Italia sta perdendo i suoi specialisti e deve ricorrere a infermieri stranieri, che però non sono attratti da un sistema con queste condizioni retributive. La sanità italiana ha bisogno di un cambiamento urgente. Per un futuro migliore nella sanità italiana, FNOPI chiede un intervento strutturale e una valorizzazione della professione infermieristica.